Oggi abbiamo la fortuna di avere qui con noi Bianca, che si occupa in BOSS di gestire il lato delle promozioni, in particolare delle prepagate. Quindi lascio la parola a lei. Allora, sul nostro gestionale, sul Go, abbiamo la possibilità di gestire le prepagate. Che cosa sono le prepagate? Sono delle card virtuali che noi possiamo caricare sul Go e per un importo a piacere. Quindi possiamo decidere di caricarle per un importo di 20, 50, 100, 200, 500 euro. Senza limiti e decidere appunto come utilizzarle, quindi possiamo utilizzarle per acquistare servizi, prodotti, fare dei regali a delle persone a noi care, fare delle card personalizzate per il vostro salone e possono essere appunto differenziate anche tra le prepagate da dare ai clienti che la usano per se stessi oppure quelle prepagate che noi destiniamo a gift card. Per quanto riguarda le gift box, abbiamo diverse tipologie da offrirvi. Quindi abbiamo quelle standard che vi offriamo, oppure c'è la possibilità anche di farle specializzate per il vostro salone. Quindi voi ci inviate il vostro logo e i nostri esperti vi personalizzeranno queste gift box. L'ultimo arrivo appunto in casa vostra è la possibilità di creare queste gift box. Sono più piccoline rispetto a quelle precedenti e su una sorta di portafoglio. Il cliente ha la possibilità di inserire un biglietto di auguri e la vostra card dove dal salone metterete a disposizione. Per completare il pacchetto regalo c'è la possibilità anche di creare dei pacchettini personalizzati da abbinare alle card e alle nostre gift box in modo tale da dare la possibilità ai clienti di avere un pacchetto regalo completo e personalizzato per ogni salone. Per quanto riguarda la possibilità di creare una prepagata all'interno del Go, vediamo appunto quelli che possono essere i passaggi con Alessandra. Allora, vediamo adesso nel dettaglio come si costruisce la tessera prepagata. Facciamo prima un'assegnazione della card, quindi ipotizziamo che il cliente sia nuovo e quindi non ha ancora la tesserina che abbiamo visto prima. E quindi questo passaggio è necessario solo se il cliente non ce l'ha ancora. Mentre se il cliente ha già la sua card, salteremo questo passaggio. Dietro alla tessera ci sarà un codice a barre e quindi questo codice a barre andremo ad assegnarlo nella scheda del cliente. Quindi schiacciando su cliente, qui dove c'è il campo card, passando la tessera davanti al nostro lettore ottico, automaticamente rileverà il nostro codice a barre. Daremo poi la conferma e quindi tornando indietro noi abbiamo assegnato la card al cliente. La card che permetterà di essere fidelizzato e quindi di poter usufruire di tutte le azioni promozionali che andremo a costruire adesso. Quindi portiamo il cliente in sala, lo possiamo fare o con la lettura della card o con il campo arrivo e poi andiamo su questo primo tastino, assegna una tessera. Quindi prima abbiamo assegnato la card, adesso andiamo ad assegnare la tessera virtuale, che è quella che ci serve proprio per caricare la nostra tessera prepagata. Quindi clicchiamo su tessera prepagata e diamo la conferma. Vi chiederà il passaggio successivo chi ha proposto questa tessera e quindi chi è il collaboratore che ha effettuato questa azione promozionale. Quindi lo selezioniamo e diamo la conferma. In questo modo abbiamo assegnato la tessera al cliente, quindi è come se gli avessimo dato una tessera virtuale in mano. Questa tessera andrà ora però caricata e quindi andremo su carrello. Vi chiede nuovamente chi è l'operatore che l'ha proposto, ve lo chiede due volte proprio perché potrebbero esserci anche dei carichi successivi che vengono effettuati sempre sulla stessa tesserina. Diamo la conferma. E vedete come si è modificata la schermata? Qui su prezzo andiamo a caricare il nostro importo, quindi ad esempio 100 euro e una volta inserito facciamo qui inserisci importo. Vedete come automaticamente lui ha generato un carico, quindi carica tessera 100, rimasti 100. Quindi caricare una tessera prepagata è molto semplice. Una volta assegnata la tessera, carrello,
siamo andate a inserire il prezzo e poi abbiamo fatto inserisci importo. Il passaggio successivo sarà quello di selezionare il metodo di pagamento, quindi ipotizziamo contanti, e registra e stampa. Il cliente è uscito con la sua ricevuta, quindi in cui si dichiara che è stata caricata una prepagata, con totale documento 100 euro. Quindi chiudiamo pure questo documento e ipotizziamo che il cliente torni in salone. Quindi il cliente arriva e vediamo come lui in automatico ci dica che il cliente ha una tessera prepagata attiva, e qualora andassimo a inserire dei servizi, quindi selezioniamo il lavorante, selezioniamo i servizi, lui automaticamente i nostri 14 euro è andato a scalarli dalla tessera prepagata. Infatti vediamo carica tessera 100, rimasti 86. Una precisazione: la tessera prepagata, che sia un regalo che sia per me, i passaggi che abbiamo visto sono gli stessi. L'unica differenza tra le due è la persona che entrerà in sala, quindi la persona a cui assegno la tessera. Se è un regalo, assegno la tessera e quindi carico la tessera alla persona che riceverà il regalo, non a chi sta pagando in quel momento, mentre se è per me stessa, quindi mi carico un importo per me perché magari posso usufruire di alcuni vantaggi come punti maggiorati piuttosto che un credito aggiuntivo, e quindi la tessera la caricherò sul mio nominativo. Puoi tornare nel tuo salone a proporre queste prepagate? Guarda, siete state chiarissime, ho capito tutto, adesso appena rientro in salone mi metto all'opera e costruirò le mie prepagate e il mio piano promozionale. Siete state fantastiche. Benissimo, quindi ti aspettiamo presto ancora in Boss Academy? Ci ritornerò in Boss Academy. Vi aspettiamo in Boss allora. Ciao. Ciao. Ciao.